Allora, in questa lezione di Cartesio, a proposito, oggi è il 24 ottobre, in questa lezione su Cartesio, dopo aver visto la biografia di Cartesio, aver visto l'opera, aver cercato di, anche qualche, attraverso qualche curiosità di rendere conto di quello che è il suo carattere, i suoi studi, cerchiamo di entrare nel percorso che ci porterà a capire perché quest'uomo è considerato il fondatore della filosofia moderna. E badate, raramente c'è un giudizio così unanime, perché sapete che in campo filosofico tutto è interpretazione, ognuno interpreta le cose secondo i propri criteri. Invece su questo c'è un accordo abbastanza unanime nel vedere, cioè, in Cartesio colui che ha fondato la filosofia moderna. Io già vi ho sottolineato come Cartesio si muova a livelli elevati in molti ambiti del sapere. È uno dei più grandi matematici di tutti i tempi ed è considerato uno dei padri della scienza. La geometria analitica l'ha inventata lui, gli assi cartesiani si chiamano così per questo, Roberto. E abbiamo anche visto che lui propone un approccio completamente diverso alla filosofia. Abbiamo visto come la filosofia antica, ancora con Platone, con Aristotele, abbiamo appena studiato Aristotele, che cosa si chiede Aristotele? Dicevamo che cos'è la sostanza. Che cosa si chiede Parmenide? Che cos'è l'essere? Cioè la filosofia antica è tutta incentrata sull'oggetto, l'essere, la realtà, che cos'è la realtà. Invece per Cartesio il vero problema non è che cos'è l'oggetto, che cos'è la realtà, ma che cos'è il soggetto, cosa siamo noi, l'io. Quindi lui fonda la filosofia non più sullo studio dell'essere, della realtà, ma sullo studio dell'io, della soggettività. E infatti il principio da cui parte, l'unico principio certo e indubitabile, è cogito ergo sum, penso dunque sono. Quindi ci muoviamo sul piano della coscienza, e questo darà una svolta che influenzerà tutta la filosofia successiva. Per quel che ci riguarda arriviamo fino a Kant. Che cosa dice in effetti Kant? Kant dice: la realtà non è qualcosa che ci troviamo già data, già costruita indipendentemente da noi ed esistente indipendentemente da noi, ma la realtà è frutto di una costruzione a partire dalle strutture mentali del soggetto che conosce. È l'uomo che costruisce la realtà in un certo senso. Tutto inizio, dicevamo, con Cartesio. Naturalmente avrete capito che in Cartesio c'è un rifiuto del sapere tradizionale. Abbiamo visto come nel collegio della Flèche Cartesio giunga alla conclusione che tutto il sapere che viene tramandato ormai da secoli, le università ai tempi di Cartesio, Descartes si dovrebbe dire, Cartesio è la latinizzazione di René Descartes, sono in mano anche agli aristotelici, ai seguaci di Aristotele. Abbiamo già visto come Galileo dovrà combattere con gli aristotelici. Quindi Aristotele, stiamo parlando del terzo secolo avanti Cristo, qui siamo nel sedicesimo, anzi diciassettesimo secolo dopo Cristo, sono passati 2000 anni, eppure ancora troviamo Aristotele nelle università. Perché è insoddisfatto Cartesio? Bene, l'aristotelismo è sterile. L'aristotelismo è sterile, dice Cartesio, perché è incapace di generare nuova conoscenza. Cosa vuol dire? Su che cosa si basa l'aristotelismo? Sul sillogismo, giusto? Ma il sillogismo in qualche modo è un procedimento logico che mi porta a scoprire cose nuove. Pensateci. Quando io dico tutti gli uomini sono mortali, Socrate un uomo, Socrate mortale, l'affermazione Socrate mortale mi dice qualcosa che non sia già incluso nelle due premesse? No, al limite e al massimo l'aristotelismo, con il suo metodo sillogistico deduttivo, mi serve per spiegare quello che già so, per organizzarlo in un modo logicamente corretto, ma non mi fa sapere niente di nuovo, perché la conclusione Socrate mortale è già implicita nelle premesse. Come si dice, sì, questo quadrato è quadrilatero, perché so già che tutti i quadrati sono quadrilateri, non sto dicendo niente di nuovo. Quindi un sapere sterile. Non solo, se la prende anche con la magia, l'astrologia, l'alchimia, che sono molto diffuse ai suoi tempi, non mi soffermo adesso su queste, darò a qualcuno di voi magari l'incarico di studiare qualche personaggio, qualche mago, qualche alchimista di quei tempi, ma per Cartesio sono soltanto imposture la magia, l'astrologia e l'alchimia. E la filosofia, anche la filosofia dei secoli precedenti, dice Cartesio, è una filosofia che lascia del tutto insoddisfatti. Perché lascia del tutto insoddisfatti? Perché i filosofi hanno
discusso di ogni problema e ognuno di loro ha avanzato proposte differenti per rispondere allo stesso problema senza che si arrivasse a una soluzione definitiva, valida per tutti, su cui ci fosse un consenso unanime. E quindi la filosofia, come dire, è una sorta di sapere contraddittorio. È la teologia. Su cosa è basata la teologia? Sulla verità rivelata e su una serie di dogmi. Quindi anche la teologia lo lascia insoddisfatto. Un sapere, in qualche modo, contrario al sapere razionale. Quindi che cosa vuole fare Cartesio? Cartesio vuole un sapere che sia capace di giustificare se stesso in modo razionale, del tutto autonomo dall'autorità, ovvero questa affermazione è vera perché l'ha detta Aristotele, oppure questa affermazione è vera perché così è scritto nella Bibbia. No, non è questo che vuole Cartesio. Cartesio vuole un sapere autonomo. Ci avete mai pensato a cosa vuol dire autonomo? Che è capace di reggersi da solo, che è capace in questo caso di dimostrarsi, giustificare la propria validità da solo. Quindi il discorso di Cartesio è un discorso che riguarda la critica non a un aspetto o a un altro aspetto della cultura del suo tempo, ma alla cultura del suo tempo in generale, perché quello che attacca Cartesio è il fondamento di questa cultura, le basi di questa cultura. E il fondamento è ciò su cui si regge tutto il resto. Se attacco il fondamento faccio crollare tutto il resto. Quindi lui vuole rifondare il sapere, cioè vuole trovare un nuovo fondamento al sapere, e questo fondamento sarà il metodo, lo vedremo poi, l'importanza del metodo. E già questo ci permette di allargare il significato di quanto dicevamo prima riguardo all'importanza di Cartesio. Voi sapete che il metodo è una questione prettamente moderna, strettamente connessa all'evoluzione della scienza. Il metodo è il problema del metodo scientifico. Però prima di arrivare qui continuiamo il nostro discorso, vediamo qui nella mappa che c'è da questa parte. Allora, la conclusione a cui arriva Cartesio, come dicevamo, che il sapere tradizionale è un edificio da abbattere. È un edificio da abbattere perché? Perché è fondato fondamentalmente sulla cultura letteraria. Alla Flesch mi hanno fatto studiare a memoria orazioni, opere letterarie. Questa era l'educazione che veniva impartita. Quindi un'educazione del tutto retorica e formalistica, basata su conoscenze di tipo filologico, grammaticale, retorico, è fondata sulla memoria, sulla memorizzazione di contenuti. Non solo, questo sapere è un sapere fondamentalmente rivolto al passato, agli antichi, quasi che tutto ciò che c'era da capire e da scoprire l'avessero già capito e scoperto gli antichi. Quindi noi che cosa possiamo fare? Soltanto ripetere quello che è già stato detto, soltanto tramandare le verità che sono state scoperte nel passato dagli antichi. Quindi il sapere altro non è che tramandare dei contenuti che non abbiamo prodotto noi. E questo sapere, come sapete, era anche un sapere che escludeva lo studio della natura, lo studio scientifico della natura. Ma ciò che spinge Cartesio a decidere per l'abbattimento di questo edificio è l'importanza che lui dà a questo principio dell'utile. E cioè lui dice, o il sapere è una guida per l'agire e per il conoscere, oppure il sapere non serve a niente. Tutti noi abbiamo la ragione, la bona mens. Lui la definisce un lumen naturalis. Cosa vuol dire lumen naturalis? Luce naturale, vorrebbe dire. Luce, sapete, da sempre la luce e le tenebre, è un simbolo positivo che in questo caso sta a simboleggiare la ragione, il sapere, la conoscenza. No, lo ritroveremo nell'illuminismo. Nell'illuminismo la luce sta a significare appunto la conoscenza, la ragione. Quindi, dice Cartesio, questo lume naturale, cioè questa ragione naturale che tutti noi abbiamo in quanto uomini, che cosa ci porta a considerare? L'importanza di avere una guida per l'azione e una guida per la conoscenza, più sotto nella mappa. Cosa vuol dire avere una guida per l'azione? Sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato fare nella vita. Quindi siamo nel campo di quella parte della filosofia che si chiama la morale, che si occupa della pratica. Anche Aristotele, vi ricordate, distingueva tra i vari saperi le scienze teoretiche e le scienze pratiche, tra cui c'erano appunto la psicologia, la politica, eccetera, eccetera. Quindi una guida per l'agire. Questo agire può essere di due tipi.
un agire morale e un agire conoscitivo. Quindi la morale propriamente detta è la conoscenza. Cosa vuol dire un'abilità per l'agire? Vuol dire che la ragione mi deve dire, mi deve dare la capacità di distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, tra ciò che è vero e ciò che è falso. Quindi, in campo morale, io devo avere una guida che mi dica è giusto fare questo, è sbagliato fare quell'altro. In campo gnoseologico, nel campo del sapere, la ragione deve essere una guida che mi dice questo è vero e questo è falso. Ma un sapere che non mi dice niente, un sapere che non mi rende capace di distinguere tra giusto e sbagliato, vero e falso, prima di essere un sapere sbagliato, è un sapere inutile, che perciò va restinto, va eliminato. Quindi in Cartesio c'è un'enorme portata rivoluzionaria, anche se poi Cartesio è molto conservatore, che lo spinge a voler abbattere l'edificio del sapere tradizionale. Quali conclusioni trae infatti Cartesio da tutto questo? Come abbiamo detto prima, la ragione è unica e universale in tutti gli uomini. Abbiamo una sola ragione, perciò deve esistere un unico sapere razionale, fondato appunto sulla ragione. Questo sapere deve essere sistematico, universale e necessario. Cosa vogliono dire queste cose? Allora, sistematico cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra conoscenza dovrà essere costituita, e quindi la nostra scienza, da dei contenuti che sono disposti in un certo ordine, non a caso. Così come il mondo è una realtà strutturata e ordinata, anche la conoscenza che riflette il mondo deve essere sistematica, non asistemica, non caos, non confusione. E per essere sistematica deve essere anche necessaria. Cosa vuol dire? Qual è lo strumento per ordinare i contenuti della conoscenza? La logica, perché la logica mi dà il principio della necessità, in base al quale io, partendo da certe premesse, le posso sviluppare e grado per grado, in modo appunto necessario, cioè non sono libero di scegliere da un passaggio all'altro quale sarà il mio percorso, ma sono obbligato a percorrere quel certo percorso, arrivo a certe conclusioni. Quindi necessità. Vi faccio un esempio per farvi capire cosa è necessario, come dicono i logici. Per esempio, necessario come definizione logica è necessario ciò di cui è impossibile pensare il contrario, perché pensare il contrario sarebbe contraddittorio. Sembra complicata la definizione. Provate a pensare a un quadrato che abbia tre lati. È impossibile, perché pensare a un quadrato che ha tre lati è contraddittorio. Perché penso a un triangolo, cioè o li ha questi quattro lati e allora è un quadrato, o non li ha e allora semplicemente non è un quadrato, non è che è un quadrato con tre lati. È chiaro? Quindi necessario è ciò di cui è impossibile pensare il contrario, perché pensare il contrario è contraddittorio. Posso invece immaginarmi che so che Alberto Pantaleo si trasformi in Belen. Sì, che me lo posso immaginare. È contraddittorio pensare. No, è chiaro, non confondere necessario e non necessario con fantasioso, falso, vero, non c'entra niente con la verità. Mi sento violato. Ok, continuiamo. Naturalmente un sapere del genere sarà universale, ma perché universale? Perché appunto tutti usiamo la stessa ragione e quindi seguiamo tutti un'unica logica, organizziamo tutti i contenuti allo stesso modo. Continuiamo a sviluppare questo discorso. A questo punto però ci troviamo di fronte al problema dei problemi, che per Cartesio è il problema del metodo. Infatti Cartesio, ecco l'ambiguità di Cartesio, propone un metodo. Cioè, qual è il ragionamento che fa lui? Se finora tutti gli uomini, anche i più grandi tra di loro, hanno fallito, sarà forse per un difetto di intelligenza, ovvero, tradotto in altri termini, ecco che arrivo io, René Descartes Marini, anzi per dirla tutta, ramo francese della mia famiglia, arrivo io, René Descartes Marini, e dico, avete tutti torto, ho ragione io. No, dice Cartesio, non sono così presuntuoso, quello che io voglio dire è un'altra cosa. Siamo tutti intelligenti allo stesso modo, ma evidentemente i grandi uomini del passato non hanno peccato per stupidità, ma hanno peccato perché hanno usato male la loro ragione. Cioè il problema è un problema del metodo che hanno seguito, hanno usato un metodo sbagliato, perciò non sono riusciti ad arrivare alla verità. E quindi si propone il problema di elaborare un nuovo metodo. Allora, andiamo giù nella mappa, ma penso che quei pochi di voi che hanno l'uso del raziocinio abbiano già capito. Qual è l'unica scienza che Cartesio salva dalla catastrofe e dal naufragio generale? La matematica. Perché? Pensateci, perché la matematica, seppur lui
lui è molto critico nei confronti della matematica del suo tempo, come vedremo, però in generale la matematica è l'unico sapere dotato di necessità. Prendete due matematici, poneteli di fronte a un quesito, arriveranno allo stesso risultato. Magari possono sbagliare, ma fuori di fare revisioni e controlli, prove, controprove, alla fine arrivano tutti allo stesso risultato. Prendete due filosofi, metteteli di fronte a un problema, quasi mai arriveranno allo stesso risultato. Quindi la matematica è l'unico sapere che ha già acquistato quello che per Cartesio è uno statuto di scientificità e quindi di universalità, di necessità e di sistematicità. Se allora io voglio trovare il metodo giusto da proporre per tutto il sapere, che mosse posso fare? La mossa di Cartesio è: parto dalla matematica. Se la matematica funziona, è capace di arrivare alla verità, allora cosa posso fare? Chiedermi qual è il metodo della matematica, grazie a quale metodo la matematica riesce ad essere un sapere necessario. E quindi dalla matematica Cartesio cerca di estrarre le regole del metodo. State attenti, qui ci sono le regole del metodo, come vedete adesso le vediamo. Il problema però quale sarà a questo punto? Due saranno i problemi. Primo, ho trovato le regole del metodo matematico. Chi mi dice che queste regole del metodo matematico siano legittime? Cartesio, vi ricordate, così vi ho detto, Cartesio in questo ricorda Socrate, cioè Cartesio cerca di giustificare ciò che afferma. D'accordo, la matematica funziona, ma a me non basta, io voglio dimostrare che la matematica funziona bene, non mi basta constatare che funziona bene, voglio capire perché funziona bene, cioè si pone il problema di legittimare, giustificare sul piano filosofico le regole del metodo. Questo è un primo problema. E un secondo problema qual è? Cartesio che cosa propone? Partiamo dalla matematica, estraiamo il metodo e applichiamolo agli altri campi del sapere. Chi mi dice che funzioni negli altri campi del sapere il metodo matematico? Chi mi dice che sia universalizzabile? Devo anche qui provvedere a dimostrare la legittimità dell'utilizzo di questo metodo anche in altri ambiti. Avete capito fin qui? Allora, vediamo prima di tutto come si esprime nelle parole di Cartesio questo rapporto tra matematica e metodo. Sentite un po' cosa scrive Cartesio. Quelle lunghe catene di ragionamenti, tutte semplici e facili, di cui sognano servirsi i geometri per arrivare alle più difficili dimostrazioni, mi hanno indotto a immaginare che tutte le cose che possono rientrare nella conoscenza umana si seguono l'un l'altro allo stesso modo, e che non ce ne possono essere di così remote a cui alla fine non si arrivi, né di così nascoste da non poter essere scoperte, a patto semplicemente di astenersi dall'accettarne per vera qualcuna che non lo sia. Cioè, cosa dice lui? Non è che in tutti i campi del sapere funzioni come in matematica, che io posso arrivare a dimostrare una certa proposizione attraverso una lunga o breve catena di ragionamenti collegati l'uno all'altro. Secondo lui non c'è affermazione, per quanto lontana possa essere, che non si possa ricondurre a un'altra affermazione vera, e quindi in questo modo dimostrare la verità sul piano deduttivo. Non so se mi sono spiegato. Quindi questa è la fiducia nella matematica, è per questo che funziona la matematica. È possibile fare la stessa cosa anche negli altri campi? Sì, a patto. Allora, state qui, a patto di astenersi dall'accettare per vera qualcuna che non lo sia e di mantenere l'ordine richiesto per dedurre le une dalle altre. Cosa vuol dire? È un ragionamento deduttivo, funziona soltanto se la premessa da cui parto è vera, ricordate Aristotele, il sillogismo scientifico. Quindi qua è a scambiare per vero qualcosa che non sia vero. A questo punto tutto il seguito della dimostrazione ne risulta falsato, e mantenendo sempre l'ordine richiesto nel dedurre. Insomma, in pratica il ragionamento deduttivo è come una catena in cui ciascun anello regge quello successivo. Devo stare attento a collegare bene gli anelli l'uno all'altro. Basta che uno si spezzi e che... Ok. Già, qui c'è, dice molto Cartesio. Quindi, le due operazioni che Cartesio ritiene le operazioni chiave del metodo matematico, quali sono? L'intuizione e la deduzione. State attenti qui, Intuizione e deduzione, cioè la matematica si basa sull'intuizione e sulla deduzione. Che cosa diavolo vuol dire? La matematica, per matematica intendo adesso sia l'algebra che la geometria,
si basa su delle premesse e poi si basa sullo sviluppo corretto di una catena deduttiva a partire da queste premesse. Il problema naturalmente è: ma queste premesse sono vere? Come lo risolve Cartesio? Come lo si risolve nelle matematiche? Sono vere perché la loro verità è evidente, no? Assoluta, lo dobbiamo. La loro verità, allora diciamolo così: la loro verità, che la loro verità sia assoluta, è evidente. Quindi io parto dall'intuizione della verità evidente delle premesse e poi opero una deduzione che sia corretta. Vediamo come si intende per deduzione. Io lo so che tanto voi non lo guarderete mai a casa. Deduzione. Sappiamo, questo lo dice Cartesio nelle regole eccetera eccetera, sappiamo che l'ultimo anello di una catena è congiunto col primo quantunque non vediamo con un solo e medesimo sguardo tutti gli anelli intermedi da cui dipende quella connessione, ma soltanto li passiamo in rassegna successivamente. Ricordiamo che i singoli anelli stanno attaccati più vicini dal primo all'ultimo. Quindi questa è la metafora, quella che vi dicevo prima, gli anelli di una catena. La premessa sarebbe il punto in cui attacchiamo la catena, che deve essere ben solido, e poi ogni anello rappresenta un passaggio fino a che non arriviamo all'ultimo anello. Ma la forza della catena dipende dalla forza di ciascun singolo anello. Quindi devono essere tutti corretti, concatenarsi, collegarsi l'uno all'altro correttamente. Ok. Che cosa fa a questo punto Cartesio? Cartesio a questo punto non fa, propone le sue regole e dice: quattro sono dunque le regole del metodo. La prima, la più importante, è quella dell'evidenza. Perché la più importante? Perché è quella, secondo Cartesio, da cui dipende il fissare quelle che sono le verità di partenza, le premesse. È il problema di Aristotele, uno dei problemi più importanti della conoscenza, anche della fisica e della scienza contemporanea. Come lo definisce Cartesio? Cartesio dice: mi proposi, perché lui è molto soggettivo, dice: mi proposi di accettare come verità solo quella che si imponesse alla mia mente senza il minimo dubbio e in modo chiaro e distinto. Quindi questa è la definizione che dà. Una verità che si impone alla tua mente senza il minimo dubbio. Quindi il suo criterio è quello del dubbio. L'evidenza è la certezza della verità di una cosa. Questa certezza deriva dal fatto che io non ho il minimo dubbio su questo, non posso avanzare il minimo dubbio su questa sensazione, l'indubitabilità. E poi chiaro e distinto. Cosa vuol dire chiaro e distinto? Distinto vuol dire che questa idea mi si deve presentare in modo non confuso con altre idee. Quindi è una questione di analitica, devo isolare esattamente l'idea. E distinto, no, distinto era questo, è chiaro, vuol dire che l'impressione di questa idea, insomma, deve essere, non mi deve confondere. Quindi l'evidenza è, la regola dell'evidenza è: non accettate mai come vero qualcosa su cui nutrite anche il minimo dubbio. Ma se non avete il minimo dubbio su qualche cosa, accettatela come una verità. E le altre regole, l'analisi e la sintesi, sono molto semplici a questo punto. Che cos'è l'analisi se non scomporre qualcosa di complesso nei suoi elementi singoli, come procedono appunto le scienze, che partono da una realtà complessa e la smontano nei suoi elementi costitutivi? Pensate alla chimica. E che cos'è la sintesi? Il processo opposto, partendo dal semplice, concatenare gli elementi semplici per avere una realtà complessa. Analisi e sintesi rappresentano i due movimenti opposti del metodo scientifico. E state attenti, perché mentre Galilei non scriverà mai nulla intorno al metodo, Cartesio, l'opera principale o comunque la più famosa di Cartesio, quella principale magari no, ma la più famosa di Cartesio si chiama Regole del metodo. Le regole del metodo. Quindi lui su quello vuole insistere. E poi enumerazione e revisione. Cosa vuol dire enumerazione e revisione? È proprio come in matematica, quando da piccolini vi dicevano
voi fate la prova per vedere se il risultato è giusto, che sono nella somma, la prova, o nella sottrazione, dovete sommare il risultato con, per ottenere, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, evidenza mi dà le premesse di partenza. Analisi, sintesi, enumerazione e revisione. L'enumerazione, l'enumerazione riferita all'analisi controlla la correttezza dell'analisi, la revisione controlla la correttezza della sintesi, ma questi sono dettagli insignificanti. A questo punto però che cosa ho fatto? Ho semplicemente individuato le regole del metodo. Adesso devo giustificarle. E questo sarà il problema, perché come magari quei pochi di voi che stavano seguendo hanno pensato, sì vabbè, ma questo dire accetta per vero tutto ciò che ti sembra evidente, vabbè, ma ci sembrano evidenti cose che poi scopriamo essere false, quindi sembra un po' un'affermazione quantomeno azzardata questa di Cartesio. Cartesio cercherà di giustificare questa sua affermazione un po' azzardata attraverso quello che è il suo ragionamento più famoso, che lo conduce proprio alla conclusione che suona cogito ergo sum.